torna l'edizione invernale dello Sbaracco con le migliori offerte di fine stagione sabato 4 e domenica 5 marzo. Giunta alla sua sesta edizione, coinvolge oltre 70 esercizi commerciali del centro storico che per due giorni, con banchetti allestiti davanti alle vetrine dei negozi, offriranno a prezzi ancora più scontati prodotti di abbigliamento, maglieria, intimo, sport, calzature, sanitaria, erboristeria, casalinghi e giocattoli. Per la prima volta lo Sbaracco riguarderà anche i pubblici esercizi che proporranno cibi da strada, degustazione in chioschi lungo Corso Vannucci e Piazza Matteotti. Quest'anno si arricchisce ancora di più. Le cinque edizioni precedenti sono state sempre un gran successo. Quest'anno la sesta si arricchisce, oltre alle offerte appunto di tutti i commercianti, anche di piccoli eventi, quindi ci saranno dei piccoli intrattenimenti musicali, ci saranno gli artisti di strada, faremo dei chioschi con delle degustazioni, perché sta diventando l'evento dentro l'evento che è tipico del commercio. E abbiamo anche la consapevolezza che questo evento è stato copiato in altre città, per cui, visto il successo, lo riproponiamo con una veste che non ha solo l'aspetto commerciale ma insieme anche l'aspetto ludico. Sabato 4 marzo dalle 16 le vie del centro storico saranno animate con giochi di strada e musica dal vivo, popcorn, palloncini, zucchero filato gratis per tutti i bambini. E per agevolare il parcheggio del mezzo privato nei parcheggi SIPA di Piazza Partigiani, Ripa di Meana, Sant'Antonio e Piazza l'Europa è stata concordata una tariffa giornaliera per i due giorni dello Sbaracco di 6 euro per l'intera giornata. Lo Sbaracco si sta evolvendo verso la festa del piccolo commercio, quindi segna la fine di una stagione e l'inizio della nuova, e quindi anche come è stato pensato e quindi ampliato quest'anno segna un po' questa forma che vorrebbe prendere poi stabilmente nel tempo, appunto, della festa un po' del piccolo commercio, risottolineando il valore che già il piccolo commercio e le piccole attività che sono gestite direttamente dentro i nostri centri storici in questo caso.